anni, ciascuno interprete dei bisogni della comunità e dei paesi di Capannori e portatori di visioni che garantissero sempre più forza e coesione al territorio e ai suoi abitanti. Dal punto di vista istituzionale, oggi, come primo cittadino del Comune di Capannori, sento l'eredità di un percorso avviato in quegli anni e che ancora non si è concluso e che mai si concluderà. Perché si tratta di un processo di comprensione e costruzione di un'identità capace di far sentire dentro ogni paese che compone il territorio come protagonista ed elemento unico di un insieme. In questi anni, in molte occasioni, abbiamo rivendicato con forza i nostri bisogni e le necessità del nostro territorio come un insieme omogeneo, senza però mai dimenticarci le particolarità di ciascun paese, di ciascuna frazione, anzi con l'obiettivo di valorizzare le differenze all'interno di un ventaglio di valori e di simboli che potessero unire. Questo iter, come dicevo, è ancora in corso, lo stiamo sviluppando su più piani, coinvolgendo tutti i 40 paesi che formano la nostra comunità, il nostro comune. Un percorso di conoscenza, di condivisione, che deve necessariamente coinvolgere tutti, tutti i cittadini che hanno memoria di questi 40 anni e anche coloro che invece ne sanno poco, ma sono curiosi e vogliono immaginare Capannori nel futuro. È proprio in questo gioco, chiamiamolo così, gioco, che mi piacerebbe appunto che questo gioco fosse un'occasione piacevole di scambio di saperi e idee fra cittadini sull'identità di un comune che ha conquistato un pezzo di autonomia amministrativa soltanto pochi anni fa, preservando comunque caratteristiche particolari, che abbiamo lanciato l'idea della città di Capannori, un titolo che il Presidente della Repubblica ci ha riconosciuto nel febbraio del 2017 e che per noi significa molto, perché potrebbe aiutare il percorso di approfondimento di quegli elementi che legano l'intero territorio. Su questo punto voglio essere chiaro sul fatto che stiamo realizzando qualcosa fuori dagli schemi, che non segue nessun binario già tracciato. Quando parliamo della città di Capannori, infatti, non dobbiamo pensare alla città nel senso classico, con la dicotomia centro-periferia, bensì dobbiamo pensare a una città diffusa, a una città con 40 centri di importanza e una sola comunità. La città è la comunità. Così facendo parte la nuova sfida, ovvero quella di dare un impulso forte a un processo di cambiamento culturale che ci vede oggi tutti impegnati a valorizzare le singole realtà, creando allo stesso tempo un filo conduttore che dia risalto ai principi della comunità di Capannori, ovvero l'uguaglianza, la solidarietà e il dialogo. In questo contesto abbiamo istituito come Consiglio Comunale onorificenze importanti, come appunto quella dell'ambasciatore di Capannori, il premio Città di Capannori e la cittadinanza onoraria. E questo perché? Perché la città, perché la comunità sappia riconoscere le proprie eccellenze ed esprima gratitudine a questo. A fine di questa mattinata, appunto, nomineremo 9 nuovi ambasciatori, che qui cito velocemente, che vedete qua al centro, che sono Rossano Ercolini, Italo Fontana, la Gaudas Young Band, Jacopo Giribon e Samuele Viviani, Juventus Club Capannori, Marciatori Marliesi, Giovanni Mugnani, Isabel Pacini, Emi Petrini, tutte persone capannoresi che portano Capannori in giro per il mondo. Nel 2009 furono nominati Marco Bianucci, Enrico Cecchetti, Valerio Cecchetti, Don Emilio Citti, Jill Cohen e Paul Gervais, Carla Frediani, Alan Friedman, Laura Manzi, Ero Spagni, Francesca Pardini, Franco Pegonzi, Albano Pera, Renzo Sabatini, Pietro Sebastiani, Larry Vigon e nel 2011 Stefano Gori e Oreste Tavanti. Quindi è un percorso che non può prescindere dalle nostre radici. Le radici infatti sono importanti e visto che conoscere da quale storia proviene la nostra comunità
ci permette di comprendere il presente e di progettare il futuro in modo più consapevole e più aderente a valori che il territorio esprime. E la giornata di oggi, le celebrazioni del 40° compleanno di questa sede, devono essere considerate proprio come un punto, anche come un punto di partenza da condividere e da significare tutti insieme. Oggi quindi è la celebrazione di quanto avvenuto nel 78 e negli anni a seguire, perché in questi 40 anni tante donne e tanti uomini, nelle vesti istituzionali ma anche nelle vesti di persone impegnate nell'associazionismo e nel volontariato, hanno contribuito a dare personalità, coesione e identità a Capannori. E rispetto a questo, dopo vi invito, dove faremo anche un po' di brindisi finale, a vedere la mostra delle fotografie di quel 1978, di quell'inaugurazione e gli anni precedenti. E ringrazio l'associazione Ponte che ha allestito questo, che volontariamente abbiamo allestito su pannelli di cantiere, proprio per dare l'idea di un cantiere, e l'associazione Ponte che negli anni sta portando avanti un grande lavoro sulla memoria, sulle tradizioni del nostro territorio. E allora proprio su questo faccio un appello a tutte le associazioni e a tutte le persone che sono qua oggi. Dicevo, è stato difficile, comunque abbiamo dovuto scartabellare un po' per trovare la data di inaugurazione di questa sede. Non abbiamo trovato foto del comune in Piazza del Suffragio, non abbiamo trovato altri reperti storici, ma sappiamo che questi probabilmente, qualcuno se va a vedere le foto che ha in casa, probabilmente può trovare qualcosa. L'aula del consiglio comunale di allora, piuttosto che altri elementi che possono essere significativi. Forse anche atti, perché nello spostamento della sede secondo me si sono persi anche tanti atti, tantissimi atti. Qualcuno a volte me l'ha raccontato e francamente non l'ho fatto arrivare in fondo al racconto di quanti atti venissero buttati via. L'atto di costituzione della polizia municipale piuttosto che tanti altri ancora. Allora su questo chiedo un aiuto, di fare un lavoro di memoria che possa coinvolgere tutti. Se avete materiale, se sapete di persone che hanno materiale, oggi tutto è riproducibile e facilmente riproducibile, di poterne avere appunto una copia, sarebbe prezioso, sarebbe importante, proprio nella ricostruzione di questo, perché appunto questa storia, questa lunga storia, possa essere presente e possa proiettarsi appunto nel futuro. Abbiamo due tappe importanti che voglio lanciare, che sono da una parte il bicentenario della fondazione del comune. Il comune fu fondato con decreto di Maria Luisa di Borbone, con decreto ducale, il 24 settembre del 1823. Quindi tra 5 anni faremo il bicentenario della fondazione del comune di Capannori. E poi, la voglio buttare lì, tra 10 festeggeremo i 50 anni dello spostamento della sede. E quindi su quello essere capaci anche di una proiezione verso il futuro, da una parte lavorando sulla memoria, ma da quell'altra anche facendo un lavoro che sia un lavoro di immaginazione, di pianificazione, direbbero gli urbanisti, di immaginazione e di pianificazione di come vogliamo che cambi il nostro territorio, come vogliamo che cambi la parte centrale del comune, le frazioni centrali del comune, ma anche tutte le frazioni. Anni fa sono stato in un comune tedesco, 3 anni fa, e vi devo dire che la cosa che con orgoglio il sindaco mi portò e mi consegnò era il suo piano di sviluppo al 2030. Un'altra cultura, un altro modo di procedere per noi che siamo, no, diciamo, in deficit da un punto di vista di pianificazione e di programmazione, ma credo che questo invece sia un elemento importante per far sì che le cose non siano lasciate al caso, e per far sì che appunto il lavoro che portiamo avanti sia un lavoro appunto di costruzione di una comunità che risponda fino in fondo ai bisogni dei propri cittadini, e quindi che la politica e la capacità di fare politica all'interno di una comunità possa realizzare
la pienezza della vita umana. Questa è un'avventura che possiamo realizzare con l'esercizio della memoria, tenendo sempre fede alla responsabilità istituzionale e civile e utilizzando quel coraggio che la comunità di Capannori possiede e sa utilizzare. Concludo con una frase di Mark Bloch, gli studenti che sono qua oggi del liceo scientifico Majorana e che ringrazio, sicuramente conosceranno, uno storico francese. E la frase di Bloch dice proprio questo: l'incomprensione del presente cresce fatalmente dall'ignoranza del passato. Quindi memoria, responsabilità e coraggio sono capisaldi del nostro percorso. Viva Capannori! Do ora la parola al professor Lippi, preside del liceo scientifico di Capannori. Prego. Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie Sindaco, grazie per la possibilità di poter dire la nostra come liceo scientifico in questa sede. Perché dire la nostra? Perché io credo che nella costruzione della personalità di un territorio e di un comune l'istruzione abbia un valore insostituibile. E l'istruzione a Capannori, l'istruzione superiore, comincia proprio negli anni in cui c'è il trasferimento della sede, cioè negli anni 70, con un percorso che nasce nel 72-73, che vede il trasferimento di un paio di sezioni del Vallisneri alla Madonnina allora, comincia, diciamo, a costruirsi un capisaldo, diciamo, per l'istruzione secondaria superiore. E questo capisaldo poi si consolida come istituzione scolastica autonoma alla fine degli anni 70 e nella pubblicazione che è uscita 10 anni fa, nel ricordare i 30 anni dello spostamento della sede, questo liceo veniva così con simpatia, con bonarietà, definito un liceo di campagna. Il libricino che è uscito, vero Matteo che se lo ricorda, era proprio intitolato così: Storia di un liceo di campagna. È vero, la campagna c'è, è una radice importante. Capannori è un comune che ha una radice rurale, forse in parte ha perduto almeno come superficie questo territorio, no? Ma forse le radici ce l'ha ancora. E io comunque credo che questo liceo di campagna in questi 40 anni circa sia diventato qualche cosa di più. È partito con queste due sezioni, erano due sezioni, poi sì e no, per un periodo lungo, e negli ultimi anni, ve lo dico con orgoglio, ora ha 6 sezioni, 2 di liceo ordinario, 2 di liceo delle scienze applicate, 2 di liceo linguistico, che non è ancora arrivato alla classe quinta, ma che ci arriverà il prossimo anno. Quindi è cresciuto. Ha dei riscontri importanti, avete visto forse su Eduscopio, quella pubblicazione che ogni anno la Fondazione Agnelli mette a disposizione di tutti, i risultati del liceo sono i primi a Lucca come media dei voti nei primi anni dell'università e fra i primissimi nella Toscana, quindi forse la campagna fa bene, diciamo, all'istruzione e l'istruzione fa bene alla campagna in qualche modo. Credo anche un'altra cosa, quindi credo che l'istruzione abbia proprio rappresentato una spina dorsale sulla quale costruire veramente personalità e significanza a questo comune che si è espanso, quindi non solo come numero di abitanti, ma anche come, diciamo, caratteristiche di tipo culturale. L'istruzione, ci tengo anche a dirlo, qui non è ora focalizzata soltanto sul liceo scientifico, anche se è qui vicino, ma è un'istruzione che si pone in sinergia con tutti gli istituti comprensivi. Qui ce ne sono 4, c'è un patto per la scuola che li accomuna e che ne specifica, ne ha raccolto in qualche modo la personalità univoca. Il liceo si è unito a questo patto per la scuola già parecchi anni fa, c'è ancora dentro, quindi c'è una sinergia, una continuità nell'orientamento didattico. E la sinergia si estende anche sul territorio dei comuni limitrofi, perché ormai da una 20 anni c'è una sola istituzione scolastica che vede insieme il liceo Majorana con il tecnico Benedetti di Porcari, dove sono attivi un corso ragioneria, un corso
geometri e da quest'anno il chimico, che vedrà una curvatura sul cartaio visto le caratteristiche del territorio. A significare questo che non solo il comune di Capannoli, ma un po' tutta la piana est di Lucca ha voluto, con dei capisaldi dell'istruzione, rafforzare la propria identità culturale. Io quindi ringrazio gli studenti che sono qui e che in qualche modo si devono sentire, come dire, partecipi di questa aria che in questo territorio si respira. Ringrazio le persone che mi hanno dato l'opportunità di non parlare più di tanto, ma di precisare alcuni aspetti. Credo e spero che queste sinergie fra istituzioni, sia dell'istruzione sia dell'amministrazione pubblica, proseguono su una falsa riga che ha prodotto risultati, credo, egregi, e lascio la parola a chi meglio di me potrà illustrare questa giornata. Grazie a tutti. Grazie al preside Lippi per le parole che ci ha portato e ai ragazzi della scuola, liceo scientifico, che sono voluti intervenire in questa giornata. Do adesso la parola al dottor Claudio Rovai, che appunto, come già stato annunciato, era segretario particolare del ministro Rognoni quando fu inaugurata 40 anni fa la sede comunale. A lei, dottore. Grazie a tutti, grazie in particolare al sindaco Benesini che mi ha chiesto, cogliendo questa occasione della mia presenza allora all'inaugurazione della sede comunale, ha voluto che parlassi un po' del significato di questo evento e soprattutto delle ragioni per cui per 155 anni questa sede comunale non aveva avuto la sua collocazione nel territorio del comune. E, parlando di questo, si parla di una... di un fatto, di una lunga vicenda che ha moltissimi aspetti, molto complicati anche, e sostanzialmente riassunti da quello che già il Presidente del Consiglio Comunale ha voluto anticipare, cioè praticamente alcune ragioni che affondano le loro radici nello sviluppo del territorio, nella distribuzione degli abitati dello stesso, nello spiccato particolarismo che ciascuno di questi abitati aveva nei confronti degli altri, senza che nessuno di queste frazioni del comune potesse, quello che chiamiamo frazioni del comune, potesse invocare praticamente un diritto di prelazione, una prevalenza sulle altre. Quando nel 24 settembre del 1823 la duchessa Maria Luisa di Borbone costituì il comune, e già nello stesso decreto indicava come sede degli uffici del comune il palazzo civico di Piazza San Giorgio, Piazza San Giusto. Il palazzo civico, Piazza Giusto, è stata un po' manipolata alla fine della guerra mondiale con la creazione del palazzo dell'INAM, ma comunque noi lo possiamo sempre vedere perché guardando la chiesa il palazzo è quello che è sulla destra, nel lato destro della piazza, proprio di fronte al palazzo Gigi, sede della Cassa del Risparmio. In questa situazione il comune di Porcari, di Capannoli, si mantenne per moltissimo tempo e praticamente fino a un primo trasferimento che accadde nel 1837, quando trasferendosi gli uffici municipali del comune di Capannoli, che praticamente del comune di Lucca, che praticamente ospitavano a pagamento gli uffici del comune di Capannoli, e si doveva trasferire a Palazzo Santini, una situazione in qualche modo umiliante perché confinato in una specie di quartierino inidoneo allo svolgimento dell'attività, certo non così gravose come adesso, ma che erano tipiche di un'amministrazione comunale. Torniamo però alla ragione per cui praticamente questo vasto territorio comunale non ebbe fin dall'inizio una sede centrata nel proprio territorio. Io riterrei che si possa addirittura risalire all'età romana. Scrivendo nel 18 d.C., il grande geografo Strabone accenna a Lucca, dice: «Viste ai piedi dei Monti della Luna una città Lucca, intorno alla quale molti abitano in villaggi». In villaggi, abitare in villaggi viene considerato come vicapim, ci sono detti vici, che sono gruppi di capanne, diciamo, di case modestissime che
e sono disposti tutta la pianura, che il cui ricordo rimane ancora in alcuni toponimi, San Cassiano Ardico, San Pietro Ardico, Vico Pelago e così via. Questi vici sono sostanzialmente dislocati su un territorio molto fertile, tanto che è in grado di fornire molti cavalli, praticamente di molti cavalieri e un buon numero di dinosauri e un buon numero di soldati. E questo praticamente ci dice Strabone, ma questa situazione è infelice del territorio lucchese, viene anche documentata dagli attuali scavi archeologici. Noi abbiamo visto praticamente che sia nella Fossa Nera, sia nel territorio Matesi, sia nelle varie zone della piana, sono venuti alla luce insediamenti agricoli romani, anche di un certo importanza, più naturalmente anche fattorie, e questo è il segno di una colonizzazione antica del territorio, che però è stata periodicamente interrotta da alluvioni e esondazioni dell'Auser, del Serchio, e tra uno strato archeologico e l'altro spesso troviamo alcuni metri di sedimenti alluvionali, segno che la pianura è stata più volte colonizzata, distrutta e spazzata via dalle esondazioni e praticamente poi di nuovo colonizzata. Tutto questo fino al momento in cui il grande vescovo Flaviano portò a termine un'opera di decimazione importantissima delle acque e sostanzialmente spostò il corso del Serchio da est della città, cioè dalla nostra parte, alla parte ovest della città, creando un nuovo sbocco al mare attraverso la bocca di Migliarino. Questa cosa qui fu importantissima per la fortuna del nostro territorio, perché prima l'Auser, uscendo dalla struttura di Ponte Mugliano, si sventagliava nella pianura, impaludandola, e col passare dei secoli trovava una difficoltà sempre maggiore a far defluire le sue acque dell'Arno, perché l'Arno è un fiume pensile che vede crescere il suo letto ogni anno per i detriti che porta dall'Appennino. Per cui ci ritrovava molto spesso all'impossibilità per queste acque di defluire a mare, e quindi l'intera pianura lucchese, orientale lucchese, per dove esiste il nostro comune, era praticamente un acquitrino. I toponimi ancora ce lo spiegano, per esempio Mariglia, acquitrino, come Marlì in Francia, Lunata, perché Lunata è praticamente l'anza del fiume che a mezzaluna che rappresenta un meandro morto del fiume, Lammari, Locus Lamarum, la terra delle paludi, Antracco, l'Interacqua, senza considerare un'infinità di nomi anche in italiano, il Sabbione, il Renaio, che parlano tutti praticamente di una situazione idrologica disastrosa, è soltanto l'opera importantissima di questo vescovo irlandese, riuscì in qualche modo a modificare, ottenendo la costante manutenzione del sistema idrologico della pianura e praticamente la bonifica sostanziale di tutte le terre che sono al di sopra dell'attuale via Frisciatina, a quel tempo chiamata via Gloria. È qui che praticamente in questi terreni bonificati che si esercita praticamente una dura oppressione da parte dei nuovi venuti, i Longobardi, che nel frattempo hanno occupato il territorio massacrando le classi superiori latine e sottomettendo un popolo, il quale viene costretto praticamente a lavorare per questi nuovi padroni. La ricchezza agricola della campagna lucchese è la base stessa del potere dei duchi Longobardi di Tuscia, che proprio a Lucca hanno posto la residenza. La loro residenza l'avevano posta sostanzialmente a Palazzo Gigli, nella zona praticamente di Piazza San Giusto, nel punto più alto, infatti venendo da Piazza Grande si sale verso l'entrata della città. E lì abbiamo trovato recentemente anche le tracce di una zecca dove i duchi Longobardi coniavano delle monete, tremissi, anche tremissi d'oro, col titolo di Lucca Flavia. Avevano nobilitato una città con nome latino, ma che comunque quest'oro veniva proprio dalla ricchezza agricola del territorio. In quei secoli oscuri il controllo che esercita la classe dirigente barbarica sopra il terreno e sopra il popolo vinto che lo coltiva è considerato una cosa centrale.
anche la straordinaria collezione di pergamene dell'archivio arcivescovile relativa all'Alto Medioevo, forse il più grande corpus che ci rimanga proprio su scala mondiale di questo periodo, non fa altro che registrare praticamente questo scambiarsi all'interno della classe dirigente lucchese della terra e dei suoi cespiti. Qui ci sono fieri nobili longobardi con risonanti nomi germanici, Mondovalto, Gisulfo, Riprando, Pie Badesse, funzionari reci, mercatores, potenti abati, vescovi, che non fanno altro che cedere, vendere, livellare, dare in affitto per mutare i beni che una serie di notai con una, diciamo, di uno stile molto moderno in qualche modo registrano in questi archivi. È praticamente il segno che esiste una vitalità economica del territorio. E la cosa è però, diciamo, resta triste perché dietro a tanti il lavoro di questi protagonisti, sullo sfondo una plebe indeterminata e muta assiste tutte queste cose, esclusa dal possesso dei beni e forse neanche padrona della propria libertà personale. Si tratta praticamente di una situazione che tuttavia vede diciamo così, l'embrione dello sviluppo del territorio. Perché? Perché tutti questi personaggi così attaccati alla terra, ai privilegi, ai frutti così, hanno solo anche attaccati alla salvezza della loro anima. E quindi per remedium animarum loro e dei loro propri parenti o amici praticamente non fanno altro che fare donazioni molto importanti alle chiese della città e alle istituzioni assistenziali cristiane della città, perché non esiste un'assistenza statale, esiste un'assistenza da parte delle congregazioni religiose e soprattutto alle fiere. Chi sono? Che cosa sono le fiere? Abbiamo visto che la campagna lucchese è suddivisa in vari vici. Poca alla volta però i vici, che sono semplici aggregati di capanne che stanno insieme, di capanne vicine, perché la parola vicina viene da vico, si uniscono in unità più grandi, chiamati paci, pagus. E noi abbiamo qui Paganico che trasmette nel nome questa trasformazione. Il pagus è caratterizzato da un luogo di culto, una chiesa, che è maggiore e più frequentata delle altre, sia perché è posta in una posizione geografica più, diciamo, adatta a essere frequentata dalle popolazioni vicine, più facilmente raggiungibile, sia perché dotata di un fonte battesimale dove vengono portati tutti i bambini che nascono nell'ambito del pagus. Sono le famose fievi, le plebs, cioè i posti dove nella plebe si riunisce e dove praticamente si celebrano i riti della comunità. Queste pievi sono praticamente un numero variabile, però si stabilizza in circa 8 delle pievi del comune, che sono praticamente il forno compito, leggevo il numero delle pievi storiche. Vorno, Compito, Pieve San Paolo, Lunata, Mardia, Lamma, Segromigna e San Gennaro. Esistono naturalmente altri esempi, ma queste pievi sono molto importanti. Queste pievi quindi attraverso secoli di lasciti e di donazioni vengono praticamente in possesso di vasti possedimenti fondiari, che naturalmente esse non possono coltivare direttamente, ma i plebani, cioè responsabili delle pievi, i sacerdoti responsabili delle pievi, i cosiddetti pievani, danno a livello a delle famiglie contadine particolarmente vicine alla chiesa. Ecco, questa categoria si nasce così nell'area lucchese, soprattutto nell'area della signora lucchese, una classe di livellari. Livellari si indica a quelli che hanno una pergamena, libellus, che garantisce loro l'utilizzo di un bene ecclesiastico sotto il pagamento di un determinato contributo che in genere in natura. Questi livellari sono spesso sono confermati di generazione in generazione, anche se formalmente questi contratti di livello hanno una scadenza quinquennale, però c'è una tradizione che questi non vengono rinnovati, hanno la loro scadenza. Quindi si crea sostanzialmente nella Fiume Lucchese una classe di
contadini molto vicini alla chiesa che non sono più proprietari, ma comunque possessori, ancora proprietari, ma possessori permanenti del terreno. Ciò naturalmente favorisce i miglioramenti fondiari, perché è chiaro che chi sa che per generazioni potrà coltivare questo terreno o si sforza a migliorare il rendimento del terreno, a migliorare la cosa. Quindi si crea una situazione che avrà delle conseguenze molto complesse, anche che si protrarranno fino ai giorni nostri. Per esempio la presenza di questi livellari, che godono in genere di un trattamento molto più favorevole da parte del clero di quello che viene invece riservato ai coloni e mezzadri dei laici, e determinerà un maggior consenso nei confronti appunto delle strutture religiose. Questo consenso in tempi moderni, secondo alcuni, si traduce anche nelle scelte politiche che faranno differenziare praticamente la zona del Capannorese e in generale la provincia di Lucca rispetto alle province vicine, dove la prevalenza della mezzatria e di duri patti di colonia determina praticamente un'opzione di sinistra che si consoliderà nel tempo. Qui noi ci limitiamo a fermarci al 1992 perché dopo tutto è cambiato, ma questa situazione era in effetti riscontrabile già quando ero giovane, ad esempio la mia generazione. Questo pio popolo contadino coltiva praticamente con molta attenzione, con molto ingegno la terra. Il progresso dell'agricoltura lucchese, sono modi sofisticati anche per mettere a frutto i terreni più sterili, sono riscontrati da tutti i viaggiatori. Per esempio Michel de Montaigne, che visita Lucca nel 1581 e si meraviglia anche di un certo senso civico che anima la città di Lucca in confronto alle città che l'ho visitato, o parlerà con ammirazione del modo con cui i contadini lucchesi riescono a colonizzare le pendici delle montagne. Non si potrà mai ammirare, lodare la bellezza e l'utilità del metodo che essi hanno di coltivare la montagna, facendo la forma di scala con i terrapieni dedicati al grano e i loro contorni piantati a vite. Le spraine che delle nostre colline vengono così descritte da una persona che, venendo da Bordeaux, dalle pianure dell'Aquitania, non era consueto a vedere questi spettacoli in un paese tutto pianeggiante. I terreni irrigui, le favorevoli condizioni del clima e del suolo rendono possibile invece in pianura, noi in collina, la coltivazione praticamente dei cereali all'interno di campi circondati a filari di vite. Il pane e il vino sono le basi della dieta contadina. Le viti si appoggiano ai salici o ai gelsi, e le foglie dei salici e dei gelsi servono per alimento al bestiame domestico ed anche praticamente ai bachi da seta, altra attività caratteristica della città. Si tratta praticamente sulle colline invece prevale la cultura dell'olivo e dell'olio, l'olio di Lucca famoso fin da allora, tanto che si arriva quasi da dono diplomatico per mantenere buoni rapporti tra questa piccola repubblica e il resto delle potenze europee. Quando c'era una grana di qualche tipo si faceva precedere con dono di qualche damigiana di olio al personaggio che doveva essere ringraziato. Dice, rimane stupito Montaigne anche delle ville lucchesi. Le colline là dove sorgono le ville, le mele di more dei gentiluomini lucchesi, pulite, gentili e belle e dotate di acqua assai intima. È una situazione quella di vedere accanto a questa alla modestia della vita contadina, quella sobrietà che deriva anche in qualche modo dalla mancanza di risorse adeguate, e invece la signorilità di una vita invece mondana che le classi dirigenti svolgono all'interno delle loro ville dislocate sulle colline. Queste ville, dall'alto di queste ville si vede questa grande pianura che non è un'arida distesa di messi o devastata poi dai fuochi, delle stoppie oppure dagli sboscamenti, ma bensì questo sistema di coltivazione inquadrate, recintate di alberi, e la fa apparire come una zona verdissima, veramente quasi una foresta. E infatti Percy Bysshe Shelley, che scrive nel 1820, ci lascia nella sua poesia In barca sul Serchio questo bellissimi versi:
lungi dalla folla, aver raggiunto la dimora eletta della verde collina nel declino, quella collina la cui fronte sponde Lucca, della piana ondeggiante che la cinge qual vasto lago di fecondo verde, con rivi e campi e con paludi scabre. La palude sono quelle di dietro, questo specchio di acqua che praticamente delimita ad est la piana di Lucca, a sud-est la piana di Lucca, e che praticamente contribuisce con la nota di colore insieme alle mura rosse della città che circondano la città. È una praticamente questo mondo ondeggiante, questa dolcezza del paesaggio non ci deve far dimenticare quella che è la dura vita e la necessaria continua velocità di chi coltiva la terra. È una situazione questa che durerà in una forma di equilibrio per un certo senso, per molti secoli, ma poi troverà un momento di rottura all'inizio del secolo XIX. Ancora questo perché? Perché la Lucchesia, la piana di Lucca, le sue colline, tutto il territorio di Capannoli, che sostanzialmente è in parte collinare, in parte appunto di pianura, rappresenta la convivenza di diverse condizioni di vita. La vita agiata e spesso lussuosa dei proprietari delle ville, come vengono chiamati, e in genere borghesi o nobili di città che hanno fattorie sulle ville, la vita modesta ma comunque dignitosa dei coltivatori, ma anche la vita veramente miserrima di coloro che sono esclusi dal possesso del bene della terra e fanno parte dell'ultimo strato sociale. Questi non hanno molte possibilità se non quelle di andare all'opera, quindi andare a lavorare nei terreni degli altri, oppure praticamente affidarsi all'assistenza pubblica, che come abbiamo detto è un'assistenza religiosa. D'altra parte il clero possiede, fino all'inizio del 1800, prima delle riforme napoleoniche, più di un terzo del terreno coltivabile. E questo terreno coltivabile sarà escluso anche dal circuito commerciale perché esso è presidiato da un istituto chiamato Mano Morta, che praticamente impedisce la vendita e favorisce invece l'allivellamento di cui noi abbiamo parlato. Questa situazione apparentemente ottimale della coltivazione della piana lucchese e delle colline viene praticamente riscontrata anche dalla commissione speciale del quinto congresso dei sapienti italiani che si tiene a Lucca nel 1843. Ancora? Non lo so dire. Un po' di più, del 1843. Questa commissione avrà parole di lode per l'attività dei contadini, però praticamente già si delinea un problema enorme. Lo Stato lucchese ha avuto il beneficio dell'introduzione nel 1804 della vaccinazione contro il vaiolo. Questa vaccinazione contro il vaiolo ha praticamente determinato un calo enorme delle morti per questa malattia, morti che in tutta Europa vengono calcolati a più di 400.000 all'anno. Con questa vaccinazione e le migliori condizioni di salute collegate anche agli acquedotti voluti dalla duchessa Maria Luisa di Borbone e provocati da Nottolini praticamente determinano una crescita demografica straordinaria, una crescita che porterà il comune ad avere nel 1861, anno del primo censimento, una popolazione di 34.000 abitanti nell'ambito degli attuali limiti territoriali, quindi circa 12.000 abitanti meno di adesso. Nello stesso tempo il Regno d'Italia, pur con l'esclusione delle tre Venezie e del Lazio che erano state ancora annesse, raggiunge attenti 22 milioni di abitanti. Cioè in questo periodo, dal 1861 ad oggi, noi abbiamo visto che mentre il Regno d'Italia, il territorio del Regno d'Italia hanno triplicato la loro popolazione con circa una crescita del 120%, il comune di Capannoli invece ha registrato una crescita demografica del 15%, cioè del 30%, che vuol dire che la situazione di sovrappopolazione è tale che praticamente soltanto l'immigrazione all'estero, circa 45.000 capannolesi si recano all'estero come migranti
negli ultimi secoli, nei 20 anni a cavallo tra il XIX e il XX secolo, possono alleggerire questa tensione e dare in qualche modo una boccata d'ossigeno anche con le loro rimesse alla situazione sempre più grave del comune. In questo contesto avvengono anche questi cambiamenti di sede comunale. E la sede del comune in via del Moro, Palazzo Santini, risulta veramente angusta, tanto che è addirittura impraticabile, tanto che il confaloniere, cioè Carlo De Nobili, praticamente deve ricevere nella sua casa di piazza del Carmine gli anziani, cioè gli assessori, per le loro riunioni. Si inizia così a cercare soluzioni esterne. Queste soluzioni vengono praticamente individuate in Palazzo Lippi in piazza del Suffragio. Filippo Lippi è morto e la vedova ha bisogno di soldi e affitta quindi al comune il piano nobile del palazzo. Un altro piano invece viene affittato dal comune dalla opera di Santa Maria Fuori Sport, rappresentata dal canonico Lorenzo Ghilarducci. E quindi assistiamo nel 1851 alla stipula di due contratti d'affitto che permettono il trasferimento del comune, che avviene nell'agosto del 71 stesso. Il comune però ritiene di poter di pagare troppo per questi affitti e quindi si decide di acquisire il palazzo. Si inizia così un problema molto complicato, perché innanzitutto il Gianterreno appartiene a un certo Ricci di Nave sulla via Sardanese, il quale però si è trasferito in Messico, e quindi le comunicazioni con Messico senza internet erano abbastanza complicate. E c'è poi invece un altro problema, che nel frattempo la legge del 7 giugno del 1867 ha confiscato e soppresso i beni delle congregazioni ecclesiastiche e confiscato e fatto passare al demanio i loro beni patrimoniali. Il comune di Capanno ritiene di avere praticamente un vantaggio da questo, perché richiede al Ministero dei Lavori Pubblici la possibilità di utilizzare incomodato il primo piano del palazzo, una volta appartenuto alla congregazione di Santa Maria Fuori Sport, come per ragioni di pubblica utilità. Il Ministero Pubblico risponde subito immediatamente di no, questo non è possibile, i beni del demanio si pagano, se si vogliono si pagano. Ma questo non sarebbe il vero problema è che si sveglia il Ministero degli Interni. Il Ministero degli Interni, con una nota del marzo del 1867, praticamente mette in moro il comune di Capannoli e dice: il comune di Capannoli, violando la legge comunale del 1860 e del 1865, unico in Italia, occupa praticamente una sede fuori dal terreno del comune. Quindi è immediata la necessità di portare la sede intanto nel territorio del comune, dopodiché si procederà allo scorporo del comune ricapandolo in quattro diverse comunità. Questa è una lettera preventoria fatta da un governo, tra l'altro estremamente efficiente e rigido nell'applicazione, e preoccupa moltissimo questi consiglieri comunali. Già il governo granducale si era soffermato su questo aspetto, però c'era stata una risposta da parte dei consiglieri comunali, i quali, indignati quasi di propria volta, dicono: noi che in consiglio avversiamo, noi come consiglieri siamo i contribuenti maggiori del comune, dal consiglio comunale deriva più della metà delle risorse del comune, perché praticamente su 200.000 lire di entrate 103.000 sono pagate dagli stessi consiglieri comunali. Quindi a un certo momento, siccome noi siamo tutti a Lucca, perché siamo sostanzialmente cittadini lucchesi, pur avendo la possibilità di votare alle elezioni comunali, noi troviamo molto più comodo di trattare a Lucca le nostre cose piuttosto che andare a trattare in qualche remota parte della pianura lucchese. E questo, in una maniera così brutale, viene evidenziata quello che è il carattere di casta di questa rappresentanza, seppur già elettorale praticamente. Nel 1850 c'è praticamente elezioni comunali, cioè con un sistema decisamente censitario che determina praticamente non solo la rappresentanza di quelli che pagano una certa quota di tasse, ma addirittura attraverso un meccanismo che privilegia anche quelli che tra i contribuenti hanno maggiore
peso fiscale determina un consiglio che è composto di 10 nobili in nome delle principali famiglie lucchesi e di un confaloniere eletto dal nominato del Granduca, che è Ignazio Lelio di Poggio, un personaggio eminente che è stato anche ministro dei Borboni e la cui famiglia possiede nella sola frazione di Capannori 200 coltri di terra, cioè circa 80 ettari naturali di protezione. Quindi a un certo momento questi signori riescono in qualche modo a rintuzzare questa richiesta del Granducato, però la situazione e i rapporti con il governo centrale sono diversi. Allora a questo punto il sindaco viene caricato al Consiglio Comunale di preparare una mozione praticamente ragionata, relazione che spieghi le buone ragioni perché la sede del Comune debba rimanere in Lucca, e nello stesso tempo si nomina anche una commissione per trattare col governo. In questa commissione sono inseriti due pezzi da 90. Primo il grande giurista, famoso giurista Francesco Carrara, e secondo un eroe del Risorgimento, Antonio Mordini di Barca, il quale praticamente è stato prodittatore di Garibaldi in Sicilia ed è un esponente altissimo della massoneria, addirittura un 33. Il peso di questa commissione si sente subito, perché in un successivo nota del Ministero del dicembre sempre del 67 si ripetono tutte le minacce che si erano state fatte in precedenza, però si dirà che in ogni modo tutte le procedure che saranno adottate dovranno attenersi alla prudenza, alla ragionevolezza senza recare turbamento né al Comune né allo Stato. Vuol dire che le acque si stanno calmando, si arriva praticamente alla ripresa delle trattative per l'acquisto dal demanio di questa parte del palazzo posseduto a demanio, e con 10.300 lire che vengono anticipate dalla Banca Nazionale si completa l'acquisto del palazzo. Palazzo Lippi è costato in tutto 33.300 lire e questa grossa spesa per molti anni passerà sui bilanci del Comune. Io voglio sperare che praticamente, come diceva il Presidente del Consiglio Comunale, accanto a questa influenza di questi personaggi ci sia il Ministero abbia tenuto conto anche di altri fatti. È a Lucca che convergono tutte le vie principali, mentre il rapporto tra frazione e frazione, le comunicazioni spesso non sono facili. È a Lucca che si tengono tutti i mercati e quindi sostanzialmente soltanto a Lucca si possono acquistare alcuni beni e servizi, e a Lucca i fornitori possono incontrare i loro clienti e si evitano duplicazioni praticamente rispetto ai viaggi che, come è stato detto, i cittadini devono fare verso Lucca verso un comune che sia estraneo dall'ambito di gravitazione commerciale e delle frequentazioni, diciamo, comuni. C'è poi un altro fatto che nessuno dice, ma che è ancora più importante, è che in un comune così frazionato e con frazioni nessuna delle quali mostra di prevalere sugli altri, è forse opportuno che la sede comunale sia in campo neutro. E questa neutralità è in qualche modo, diciamo così, fornita dalla presenza del comune in piazza del suffragio. Però dice, la situazione sta cambiando. Sta cambiando perché le elezioni con la legge del 1888 si assiste a un cambiamento delle elezioni politiche del sistema elettivo, perché il sistema elettivo è ancora censitario e ne è attribuito a tutti i cittadini maschi, i quali paghino 19,80 euro di tasse e che abbiano fatto almeno due classi delle scuole elementari. Quindi si tratta ancora di una legge censitaria, ma è una legge che in qualche modo allarga molto la classe dei votanti che passano nel Comune di Capannori da 1.000 a oltre 2.000. Questo contribuirà a dare alla campagna una voce molto più grande rispetto agli oligarchi della città. Quindi in un certo momento noi stiamo, d'altra parte si sta attrezzando nel territorio anche una serie di servizi e di iniziative economiche che lo stanno rivitalizzando, perché in realtà ci trovavamo di fronte a un circuito chiuso. Il
comune sta a Lucca perché il territorio rurale non offre delle opportunità di servizio né delle opportunità economiche rilevanti né una dotazione di infrastruttura adeguata. Nel caso però è anche vero che nel comune, la parte rurale del comune non si sviluppa proprio perché manca l'elemento propulsore di una nuova sede comunale. Ci stiamo avvicinando praticamente ai nostri tempi, ma i nostri tempi vedono per un momentaneo declino di questo problema della sede comunale, anche se mozioni si diciamo succederanno nel Consiglio Comunale, ci saranno petizioni, una delle quali petizioni richiede addirittura che la sede del Consiglio Comunale sia spostata tra Lunate e Capannori e quindi in un certo momento in una zona all'incirca simile a quella attuale, no? Però prevale invece, passa del problema del capoluogo, passa in seconda linea rispetto al sorgere, come ha detto giustamente il sindaco Benesini, del partito frazionista e del partito unionista. Che cosa sono questi due partiti? Sostanzialmente la parte, chi sostiene che il comune debba essere frazionato e quindi diviso in anche addirittura sei comuni, è praticamente l'abitante della piana. L'istituto della piana, la piana di Capannori è fortemente frazionista, mentre invece la piana, mentre invece le colline, dove ancora i signori delle ville esercitano il loro patronato, una forza di persuasione, sono invece sostanzialmente unitari. Sia la rappresentanza parlamentare, sia i giornali, la stampa locale ingaggiano questo tipo di battaglia. E questo tipo di battaglia praticamente determina il blocco sulla scelta del comune, perché prima di spostare il comune bisogna sapere quanti comuni ci saranno e quali praticamente potrà essere la sede nel comune unificato. Si arriva così alla prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale determinerà praticamente urgenze così sanitarie, annonarie, amministrative, finanziarie così drammatiche che questa polemica dovrà essere riposta. Ma i giochi sono fatti perché paradossalmente il maggior successo, l'unico concreto successo dei frazionisti, cioè la costituzione nel 1913 del comune di Capanno, di Porcari, determina l'indebolimento del fronte frazionistico nel Consiglio Comunale, perché i 6.000 abitanti di Porcari disponevano di 4 consiglieri nel comune, tutti unicamente convinti di questa necessità di giungere al frazionamento del comune. Mancando questi 4 personaggi, praticamente il comune vede una maggioranza unionista che rimarrà inalterata. Né d'altra parte, dopo la guerra mondiale si potrà sperare che il fascismo, o che nel 27 nomina il proprio potestà al posto del sindaco, assecondi le idee frazionistiche. Il fascismo, per il suo carattere gerarchico, autoritario e antiparticolaristico, procede sempre in senso inverso. Così nel 23 i comuni praticamente di Oneglia e Porto San Maurizio vengono unificati insieme ad altri 7 comuni nel comune di Imperia. Nel 1938 i comuni di Carrara, di Apua, di Massa e di Montignoso vengono unificati nel comune di Apuania. Nel 1939 le due città industriali di Intra e di Pallanza sopra il Lago Maggiore vengono unificate nell'unico comune di Verbania. Quindi il trend è quello di semplificare, non di frazionare. In questa situazione arriverà praticamente alla guerra. La guerra e gli anni del dopoguerra vedranno praticamente cessare di queste polemiche, in attesa che la situazione si normalizzi. Dopodiché, come diceva prima il Presidente del Consiglio Comunale, la famosa mozione del 62, che nasce per l'iniziativa di cittadini anonimi, ma che però denota il fatto che c'è un lavorio politico sotto questa mozione, anche se nessun politico locale si assume la responsabilità di pronunciarsi un senso dell'altro, sicuramente il Presidente Giovanni Gronchi di Pontedera, attento alle cose toscane e per natura attivistica, avrà sicuramente manovrato affinché le forze politiche convergessero praticamente fino a poter determinare nel 67 la decisione di spostare il comune, a cui tutto il resto seguirà.
scusate, ho dovuto sintetizzare perché è una cosa molto complessa. Ringrazio il dottor Ovai di questa esauriente, chiaramente è articolato, ci voleva molto più spazio e ci dispiace di averlo un po' strizzato. E comunque trovate la sintesi nel libretto che abbiamo stampato della relazione del dottor Ovai, che potete ritirarlo prima di uscire al tavolo in fondo alla sala. Adesso la parola al consigliere Paolo Rontani, prego Paolo. È acceso, sì. Grazie Presidente. Allora, prima di tutto vi rassereno perché chiaramente io sarò molto molto più breve, quindi state sereni e mi limiterò a leggere qualcosa, anche perché mi hanno, tra virgolette, imposto di essere molto conciso. Ringrazio tutti i convenuti, perché come diceva il sindaco non è facile avere, anzi è alquanto improbabile avere un consiglio, un consesso così partecipato. E quindi il calore che trasmettete oggi veramente io penso che ci inorgoglisce tutti, è una cosa molto significativa. La vostra presenza praticamente ci onora, ma lo dico veramente dal profondo del cuore, perché a volte, ahimè, abbiamo assistito anche a consigli comunali molto importanti, molto determinanti per la vita del territorio di Capannori, e con scarsa presenza a volte anche degli stessi consiglieri. In occasione di questo evento vorrei ricordare insieme a voi quello che è un pochino la storia di Capannori. Ripeto, state sereni che non mi dilungherò. Il primo nucleo abitato, ci dicono i documenti d'archivio, sorgeva su un isolotto posto tra due rami del fiume Serchio e risale ad epoca romana. Originariamente aveva il nome Quarto della Rotta, evolutosi poi in San Quirico della Rotta, dopo l'anno 1000, quando già la cittadina era parte della Repubblica di Lucca. Venne scelto il nome attuale, derivato da Capanulae, piccole capanne, il cui disegno stilizzato permane tuttora sul nostro stemma. Nel 1673, sempre la Repubblica di Lucca istituì il commissariato di Capannori, ma le dimensioni attuali del territorio si raggiungono più o meno solo con il decreto ducale, che è stato anche accennato, del 1823, quando Lucca e Capannori non furono più riuniti sotto un'unica amministrazione. Inoltre Porcari chiese l'autonomia nel 1904, ottenendola nel 1913, mentre Badia Pozzeveri passò sotto Altopascio nel 1926. Peraltro la sede di Capannori fu stabilita dentro le mura di Lucca perché l'ente non possedeva palazzi adeguati allo scopo. Fu scelta quindi prima piazza San Giusto, poi piazza del Suffragio. Se agli inizi del Novecento Capannori costituiva il secondo comune rurale più popoloso d'Italia, dopo Roma, pensato nel 1901 ci abitavano ben 46.560 cittadini ed occupava il quinto posto assoluto tra i comuni non capoluogo di provincia. Ne è derivata una convinzione errata e molto diffusa: ritenere Capannori il comune più grande o tra i più grandi, in realtà con i suoi 156,96 km² è al terzo posto in provincia di Lucca, superato dal capoluogo e da Bagni di Lucca con i suoi 164,71, ma con appena 6.000 abitanti, al 32esimo in Toscana e al 256esimo in Italia.
ma non sono certo questi i primati che garantiscono la qualità e le tradizioni di un territorio che nel marzo del 2017 contava ben 46.100 residenti. Benché Capannori sia diventata città, la nostra gente ha mantenuto una forte tradizione paesana, la voglia di stare assieme, la voglia di conoscersi, la voglia di fare associazionismo. Sul territorio le associazioni di volontariato, culturali, sportive sono numerose e attive per la comunità, attraverso le quali centinaia se non migliaia di volontari si impegnano in tutti i campi e si rinnovano continuamente anche attraverso le varie manifestazioni territoriali. Dobbiamo festeggiare il 40° anno del trasferimento del Comune a Capannori non solo per assurgere agli onori delle cronache, ma deve essere una ricorrenza che ogni 10 anni si ripeta tramandandola alle generazioni future. Ed anche per questo diciamo no quando qualcuno propone l'unione dei comuni della Piana. Potremmo continuare a parlare ancora delle cose che abbiamo, dalle ville alle colline, agli uliveti e tanto altro, di come siano state valorizzate o meno, pur con un flusso turistico sempre agganciato ai tours per Lucca, Pisa o La Versilia. Ma voglio concludere con una piccola chicca che riguarda la nostra gente. I capannoresi veri sanno essere molto orgogliosi, uniti e coesi sulla loro provenienza e quotidianità. Nonostante vivano in 40 frazioni, non fanno mai una vera distinzione tra fuori e dentro come per le mura a Lucca, perché qui i vincoli si creano se li vogliamo, non si subiscono a lungo, specie dall'esterno. Ed è a Lucca, città conosciuta per il simbolo della pantera, pur apprezzandola e ringraziandola per l'ospitalità che ci ha concesso così a lungo, mi viene da dire, la pantera ce la siamo presa, apertamente noi, per metterla superba e maestosa sul nostro stemma. E ci sta davvero bene, rappresentando in pieno l'animo dei capannoresi, in Piazza Moro e ovunque, da nord a sud nel nostro bel comune, che noi amministrazione abbiamo l'obbligo di rispettare sempre. Grazie. Grazie consigliere Rontani, adesso la parola al consigliere Angelini, prego. Buongiorno a tutti, buongiorno soprattutto ai cittadini ma anche alle autorità presenti. Vi ringrazio per una partecipazione così diffusa, così partecipata e attenta anche. Voglio ringraziare anche il dottor Rovai per l'analisi storica che ha fatto e mi fa piacere avere questo librettino per capire bene qui com'è nato il nostro comune. Ho il piacere di portare una testimonianza diretta a distanza di 40 anni del trasferimento della sede del nostro comune da Lucca a Capannori. La giunta comunale monocolore DC, con la delibera del 3 ottobre 1977, costituì un comitato promotore per l'organizzazione delle manifestazioni di questo storico evento, nominando in modo lungimirante 12 membri rappresentativi di tutti i gruppi consiliari in modo paritario tra maggioranza e opposizione. Avevo 28 anni, ero tra i più giovani della commissione, non ero consigliere comunale, ma appassionato fin da giovanissimo alla politica e appena iscritto al PC mi fu proposto di fare una prima esperienza istituzionale. Come si direbbe oggi, con un certo orgoglio, ero un semplice cittadino. Fu una bella esperienza e mi è rimasta come un insegnamento fondamentale su quanto i grandi partiti di massa artefici della Costituzione italiana fossero capaci di stare al di sopra delle parti politiche quando si trattava di fare importanti scelte istituzionali, dimostrando una visione
alta e positiva delle istituzioni. La nuova sede comunale non fu soltanto un trasferimento di carte e uffici. Con questa scelta politica il Comune, vissuto fino allora come luogo lontano, essenzialmente burocratico e amministrativo, si poneva il difficile compito di divenire il centro pulsante e unificante della complessa realtà territoriale costituita da 40 paesi del Comune di Capannoli. Il Comune di Capannoli assumeva così un ruolo politico, una valenza istituzionale autonoma e autorevole, un segnale di vicinanza alla vita quotidiana dei cittadini ed un supporto al pullulare di tante attività economiche. C'erano in quel momento sicuramente la volontà, le condizioni, le opportunità di lavoro e culturali per fare un salto di qualità e di autonomia. Infatti, in quello che un tempo era definito il comune rurale più grande d'Italia, si andava trasformando rapidamente, forse troppo dico io, in uno dei comuni più in crescita nel comparto manifatturiero e industriale. E anche la scuola superiore del liceo scientifico Maiorana si andava affermando, quindi anche la cultura veniva avanti. Gli anni 70 furono un periodo di maggiore sviluppo e consolidamento di tante attività manifatturiere, molte nate spontaneamente sul nostro territorio, è un esempio il settore calzaturiero, forse il più significativo. Altre divenute sempre più consistenti e strutturate come il cartario, la meccanica, che sono ancora oggi l'asse trainante della nostra economia, insieme a tante attività artigianali e commerciali e di servizi. Anche l'agricoltura, con le aziende specializzate nella produzione dell'olio e del vino, si sta riprendendo uno spazio specifico insieme all'agriturismo nell'ambito collinare. È un ruolo importante, lo svolge certamente anche l'aggregazione e il volontariato. Questo sviluppo richiedeva e richiede tanto più oggi una presenza forte nel governo del territorio, sul terreno urbanistico, ambientale, delle infrastrutture, dei servizi, della scuola. La nuova sede del Comune di Capannoli ha coinciso con questa evoluzione della società capannorese, una società in fermento, non solo sul piano economico e sociale, ma anche culturale e dei costumi. E non è un caso se siamo giunti negli ultimi 10 anni ad essere fra i comuni più avanzati in Italia nella gestione differenziata dei rifiuti urbani. Capannoli oggi ha mantenuto solo in parte quelle caratteristiche e adesso i compiti e le priorità del nostro comune sono sempre più complessi e difficili, visto che diminuiscono le risorse e la crisi economica che attanaglia l'Europa e l'Italia continua. Per affrontare oggi i nuovi problemi del lavoro, della crescita culturale, solidale, dei nuovi bisogni di integrazione sociale degli immigrati, delle emergenti povertà e del crescente numero degli anziani, è necessaria un'efficiente e moderna macchina di servizi per i cittadini. Sono indispensabili nuove e ponderate scelte per lo sviluppo sostenibile, per una pianificazione urbanistica integrata e coniugata al grande tema dell'ambiente, della qualità dell'aria, dell'assetto idrogeologico del terreno, della mobilità delle merci e delle persone. Per questo sono essenziali il raddoppio della ferrovia Firenze-Lucca, l'implementazione dello scalo merci di Pizzone, il sostegno al trasporto pubblico locale e alla ciclabilità. In conclusione, col trasferimento della sede comunale da Lucca a Capannoli si colsero, a mio avviso, i bisogni essenziali e le potenzialità di una comunità alla ricerca di una propria identità sociale, economica, culturale e istituzionale. Così oggi, allo stesso bisogno di guardare al futuro, corrisponde la scelta di migliorare la qualità del centro politico, istituzionale e residenziale del Comune di Capannoli, con la riqualificazione e l'ampliamento della sede comunale, la riorganizzazione di nuovi spazi esterni attorno e a distanti e soprattutto con la realizzazione della nuova piazza e dei nuovi luoghi di aggregazione sociale. In questa visione del nuovo centro di Capannoli avrà sicuramente un grande rilievo la prossima costruzione di un polo sportivo funzionale alle esigenze e ai bisogni delle nuove generazioni. Viva Capannoli!
Grazie consigliere Angelini, con questo intervento è finito, diciamo, il consiglio straordinario. Prima di chiudere vorrei nuovamente ringraziare tutti gli intervenuti, in particolare vorrei anche ringraziare chi ha consentito questa bella giornata, vale a dire a tutti i dipendenti comunali, alle maestranze che hanno ripescato questa sala, e chi, come il sindaco già li aveva ringraziati, anche chi ha fatto appunto queste belle foto. Ma in particolare mi preme ringraziare appunto i dipendenti comunali che in questi giorni e anche stamattina hanno sgobbato. Il consiglio, dicevo, è terminato, vi inviterei comunque a soprassedere ancora qualche minuto perché facciamo la premiazione degli ambasciatori. Poi ci sarà il rinfresco fuori qua sulla mia destra. Grazie di nuovo, buona giornata a tutti.